letto stasera, ma non ho letto l'oroscopo. Bentornati amici, che piacere ritrovarvi qui oggi in occasione del plotone di esecuzione dell'acquario. Non è possibile, è un incubo! Per aprire il video ho pensato che questo fosse il modo migliore, ma sono sicura che ogni acquario all'ascolto in questo preciso istante starà pensando che lui, di certo, lo avrebbe fatto meglio. Ah, certamente. Sì, perché non so se ci avete mai fatto caso, ma qualsiasi commento da loro formulato ha sempre lo stesso incipit. No, secondo me stai sbagliando, perché? E dopo quel semplice e ingenuo avverbio interrogativo, lui dà inizio a una puntata di Super Quark su come lui al tuo posto si sarebbe comportato diversamente e ovviamente meglio di come ti sei comportato tu. Perché me l'aspetto che è così. Storica manovalanza di Antonella Clerici, l'acquario tiene settimanalmente delle masterclass di aggiornamento su come rigirare al meglio la frittata, al termine delle quali ti viene rilasciato un attestato di partecipazione al più grande monologo non richiesto, che partendo dall'arbitrario postulato di stare dicendo delle verità assolute, giunge per deduzione ad una cagata mortale travestita da assioma, cercando anche di convincerti di avere ragione. E allora? Potremmo dire che le arringhe degli acquari sono delle super cazzole che non hanno mai smesso di crederci. Infatti è proprio così. Che sia afflitto da bipolarismo cronico lo si comprende inequivocabilmente già dalla sua carta d'identità astrale. Pensateci un attimo, un segno d'aria, se fosse stato tutto registrato, poteva mai chiamarsi acquario? Questo è molto interessante. Ma se hanno già un problema nel nome, potremmo mai stupirci del fatto che soffrano di personalità multiple? Scusa, tanto questo cosa c'entra? Diciamo poi che l'apice di questo dualismo intrinseco che lo rende simpatico come il sopraggiunto della menopausa, l'acquario lo raggiunge in amore. Paladino del vive e lascia vivere, lui sventola fiera la bandiera dell'indipendenza, il cui stemma è una sua umile gigantografia con su scritto "lasciami vivere". Facile se non te ne frega niente. Peccato che guardandola meglio questa bandiera, sul lato sinistro in fondo, scritta piccola piccola col carattere delle controindicazioni, c'è una postilla che recita: invece tu, mio dolce partner, azzardati a fare lo stesso e io ti gambizzo, perché tu devi rimanere il mio servo e devi lasciarmi stare solo quando te lo dico io. Poi appena io finisco di contare, tu esci dal nascondiglio e mi dici ti amo, ok? Pronti? Via! Anche se la scusa che il nostro amato segno d'aria ama raccontare al mondo è che il suo vero carattere è nascosto da questo muro che lui si è dovuto costruire nel tempo per proteggere le proprie insicurezze, io vorrei tranquillizzare tutti gli acquari dicendo loro che sono stati così tenaci nel nascondere i loro lati positivi che per l'ottava legge della termodinamica hanno sfondato pure il muro del suono che fanno le palle quando si stracciano. Se sono così pesante, lasciamo stare. Tirando le somme, amici, dopo avervi resi edotti della loro sconfinata dolcezza, della loro timida simpatia e della loro rarissima vena polemica, non mi resta che svelare il loro personaggio di Game of Thrones, che non poteva non essere Arya Stark. Non so più cosa pensare. E se vi rimanessero dei dubbi circa la simpatia di questo personaggio, vi ricordo che una certa pure la sorella voleva farla fuori. È quello che dicono, ma non è vero. Cari amici, per oggi è tutto e noi ci vediamo al prossimo ed ultimo appuntamento, quello con i pesci. Fino ad allora, baci stellari.